Vogliamo vedere perché in questa espressione il risultato è 0. Allora, purtroppo non ci sono molte semplificazioni che possiamo fare per quanto riguarda le prime cose, perché qui tutti i fattori sono primi tra di loro. Sopra abbiamo una potenza di 3 e sotto una potenza di 2. Allo stesso modo, qui abbiamo un numero che è composto da 50 e quindi praticamente 2 e 5. E sopra abbiamo un 3, quindi anche qui sono primi. Ora, per quanto riguarda questo, allo stesso modo 1 è formato da soli 3. Quello di sotto, vediamo un attimo. Innanzitutto, 9 più 8 quanto fa? Fa 17, e quindi la somma non è un multiplo di 3, quindi non può essere divisibile per 3. Quindi anche qui, purtroppo, ancora una volta, sono primi tra di loro. Ora, se andiamo avanti, sicuramente anche l'ultimo, anche lì abbiamo numeri primi tra di loro. Quindi, cosa proviamo a fare? Proviamo a fare questo. Un approccio, diciamo, poco intuitivo. Proviamo a portare dentro i numeri. Se io provo a portare i numeri dentro la radice, che cosa succede? Che devo elevarli al quadrato per compensare. Quindi, nel primo caso, avrei un 27 per 4 fratto 8, e questo sempre sotto radice. Qui avrei un 3 per 25 fratto 50, e qui sempre sotto radice. Poi avrei un più, ecco, qui è radice di 27 per il quadrato di 27, che è 49, fratto 98. E qui infine avrei meno radice 147 fratto 50, e poi per il quadrato di 5, che è sempre 25. Ok, quindi sembra che siamo andati a peggiorare un pochettino, però vediamo che cosa è successo. Allora, intanto qui scompaiono un po' di cose, nel senso che il primo pezzo diventa semplicemente un 2, quindi avrò la radice di 27 fratto 2. E qui allo stesso modo, perché avrei che cosa? 25 con 50, e si semplifica tutto a un mezzo, quindi avrei di nuovo più radice di 3 fratto 2. Vediamo di nuovo che cosa succede qua. Beh, qui la stessa identica cosa, perché 98 è il doppio di 49, quindi avrei di nuovo più 27 mezzi. Ora devo capire che cosa viene qui. Qui viene meno. Ora 25 su 50, anche qui di nuovo un mezzo, quindi verrà radice di 147 mezzi. Quindi effettivamente, portando i numeri dentro, alla fine sono riuscito a semplificare qualcosa. Ora, se vado a guardare questi due, appunto ne ho due. Quindi ho 2 volte la radice di 27 mezzi. Poi ho più la radice di 3 mezzi. E poi devo capire come comportarmi con questo 147. Allora, innanzitutto, questo 27 pure mi accorgo che qualcosina la posso fare adesso, perché 27 è un 3 alla 3. Quindi praticamente posso estrarre da qui un qualcosa, perché posso vederlo come 3 alla 2 per 3. Quindi effettivamente posso estrarre un 3. Se vado ad estrarre un 3, che cosa mi rimane? Mi rimane 2 per 3, per la radice di 3 mezzi, e poi mi rimane più radice di 3 mezzi. Quindi, che cosa mi è rimasto? Mi è rimasto un 6, o 6 radice di 3 mezzi più radice di 3 mezzi, quindi per un totale di 7 radice di 3 mezzi. Quindi, se il risultato è 0, ci aspettiamo che questa cosa semplificata sia la stessa identica cosa, ossia sia un 3 mezzi sotto radice, e poi fuori in qualche modo deve uscire un 7. Allora, sì, quindi il fatto che qui debba uscire 7 per radice di 3 mezzi mi suggerisce che quello lì sarà la stessa identica cosa. Quindi inizio a guardare questo e dico: ma 147 può essere divisibile per 3? Sì, perché la somma delle cifre va ad essere un numero divisibile per 3. E allora che cosa faccio? Prendo questo 147, me lo metto in disparte e vado a dividere per 3. Ora, il 3 quante volte sta nel 14? 4 volte, quindi qui metto un 12, mi avanza un 2, quindi qui ho 27, e poi è ovvio che per arrivare a 27 devo fare 3 per 9. 3 per 9 mi dà 27, quindi qui non rimane niente, e allora ho scoperto che 147 io lo posso rivedere come la radice
di 3 per 49, ma 49 è 7 al quadrato, il tutto diviso 2. Siccome c'è 7 al quadrato, lo posso estrarre dalla radice, che diventa 1 meno 7 per la radice di 3 mezzi. Ed ecco quindi che ho scoperto che devo avere meno 7 radice di 3 mezzi e più 7 radice di 3 mezzi. E ovviamente i due risultati si bilanciano e si compensano per farmi uscire 0, e questo quindi è tutto il nostro esercizio. Chiaro?